Mi chiamo Matteo Ragni, sono un architetto, un designer e ho conosciuto Pinxi nel 2012, quindi agli albori di questo progetto. E mi sono subito un po' innamorato di questa idea di condivisione che ha sposato completamente il mio modo di intendere anche la vita oltre che il lavoro. La prima cosa che abbiamo fatto insieme è stata quella di creare questa creatura appunto bidimensionale in questi racconti. E l'abbiamo fatta nascere con questo primo modello che è Pinxi in tre dimensioni ed è diventato un po' la nostra mascotte. L'idea di raccontare la diversità attraverso i laboratori che abbiamo fatto fin dall'inizio, dal 2013, ha poi fatto scaturire un progetto, un kit didattico, che viene utilizzato sia dagli educatori che dai bambini delle scuole. E abbiamo visto che è molto interessante anche vedere come ogni bambino che si approccia a questo progetto impara facendo, quindi il concetto che legge, che gli viene raccontato, poi trova un compimento su un'opera personale e ogni bambino crea la propria Pinxi con diversi colori, diverse sfumature e anche diversi racconti.